Presentato in consiglio il progetto Urbanology, dedicato alla figura di Pinocchio e ospitato alla Biennale di Architettura a Venezia. Un'iniziativa che mescola varie discipline, rendendo omaggio alla creatura di Collodi. Promossa a maggioranza la relazione del Garante dell'Infanzia, il presidente della prima commissione ha ricordato la necessità di avere maggiori risorse per i progetti da portare avanti. Opposizione dura sull'operato di Bianchi. Pinocchio sbarca in laguna. Il celebre burattino è il soggetto principale del progetto Urbanology, Pinocchio Architetto, presentato alla Biennale di Architettura di Venezia. Il personaggio, nato dalla penna di Carlo Collodi, è stato rivisitato in un connubio tra illustrazioni e fotografie. Pinocchio è un simbolo della nostra Toscana. È l'esempio di come la nostra Toscana viene vista e viene rappresentata nel mondo, ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Al suo fianco Dario Danti, assessore alla cultura di Volterra, che ha raccontato l'iniziativa. Nasce da un sodalizio artistico molto significativo e mi piace sottolineare che gran parte delle immagini che raccontano questo percorso sono state realizzate all'interno dell'ex manicomio di Volterra. Questo è esattamente l'esempio di come la Toscana può far bella mostra di sé, è un modo per rappresentare la bellezza, la qualità della nostra regione. Ringrazio l'architetto Gasperini e la fotografa Irene Taddei per questo lavoro che porta la Toscana all'interno della Biennale e che ha la capacità di saper rappresentare anche un'idea di futuro, di come tenere insieme quello che è il racconto della nostra regione. Non è un caso che oltre la parola urbanologi ci sia anche Pinocchio. Pinocchio è un simbolo della nostra Toscana e l'esempio di come la Toscana viene vista e rappresentata nel mondo. In questi mesi noi abbiamo perso come dire, la possibilità di far germogliare nel nostro cuore la bellezza che solo l'arte può trasmetterci. In questi giorni invece siamo ripartiti e sono felice di poter ospitare in Consiglio regionale questo momento, perché dà esattamente la rappresentazione dell'idea che abbiamo in mente. Una Toscana che vuole ripartire, vuole partire dalla sua arte, dalla sua storia, dalla bellezza, dalla cultura. Una Toscana che vuole uscire dai propri confini e vuole andare nel mondo. Quindi ancora grazie a tutti i soggetti che hanno contribuito affinché potesse esserci questo momento e davvero che sia di buon auspicio per la ripartenza della nostra regione e per la possibilità che la Toscana insieme cresca nel mondo. Progetto Urbanology e Pinocchio Architetto è un progetto molto importante a cui l'amministrazione comunale di Volterra ha creduto fin dall'inizio. Nasce da un rapporto, da un sodalizio artistico molto significativo fra la fotografa Irene Taddei e l'architetto Massimo Gasperini. È un dialogo di disegni e fotografie molto intenso che racconta il nostro territorio, racconta la Toscana attraverso un video molto bello, molto intenso, che apre il padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia. E gran parte delle immagini che raccontano questo percorso sono state proprio realizzate all'interno dell'ex manicomio di Volterra, con i suoi spazi, nei suoi spazi, nella sua area. In Palazzo del Pegaso erano presenti anche due protagonisti del progetto, Irene Taddei, fotografa, e Massimo Gasperini, architetto. È nato in maniera molto particolare diversi anni fa dalla scoperta nei nostri archivi di immagini molto simili. E così ci siamo messi in maniera molto coscienziosa a vedere quanto queste analogie fossero forti, ha sottolineato l'artista, mentre il suo partner operativo ha esclamato: l'augurio è di poter portare questo progetto in altre esperienze artistiche. Nato per caso, e come tutte le cose nate per caso, quindi non premeditate, non costruite, ha avuto degli esiti positivi, inattesi. Il progetto confluito adesso al Padiglione Italia, accolto dal curatore Alessandro Melis, sotto forma di un video, avrà ulteriori sviluppi. Noi auspichiamo che con i nostri ausili, con i nostri sponsor, con i nostri sostenitori, che sono preeminentemente sostenitori toscani, locali,
possiamo portare questo progetto in mostra, possiamo proporlo a livello trasversale, coinvolgendo ovviamente anche altre esperienze artistiche. È un progetto artistico sui luoghi dell'architettura, del paesaggio antropizzato e soprattutto della città. Racconta quindi di costruzioni, racconta anche di disagi urbani, racconta altresì di disagi sociali. Speriamo che questi argomenti, tradotti appunto in disegni miei e fotografie di Irene, possano, come dire, dare altri spunti su questo tipo di riflessioni, auspicando in un futuro migliore. È un connubio molto forte di analogie formali che vanno a raccontare quello che è l'architettura e il paesaggio in Italia e nel mondo. È nato in maniera molto particolare diversi anni fa, dalla scoperta all'interno dei nostri archivi di immagini molto simili. E quindi ci siamo messi in maniera coscienziosa a vedere quanto queste analogie fossero forti. Da lì è nato il nostro progetto, che è andato a crescere negli anni e che quest'anno, con nostro grande orgoglio, è stato accolto all'interno della Biennale di Architettura di Venezia nel Padiglione Italia. A chiudere gli interventi, l'editrice Francesca Pacini, che si è detta soddisfatta del risultato ottenuto da Taddei, vista la lunga collaborazione, e Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Collodi. Sono, devo dire, molto felice oggi di fare qui questo intervento, perché il rapporto tra Pinocchio, la Fondazione Collodi e l'architettura è un rapporto, devo dire, da anni molto molto intenso. Noi abbiamo sviluppato nel tempo un progetto approvato poi in queste stanze dal Consiglio regionale toscano, pensate un po', nel lontano ormai 2001, e in questo progetto si parlava appunto di parco policentrico Collodi Pinocchio, dopo la parte architettura era fondamentale, tanto che in un'area di questo parco che nel frattempo si è sviluppato e che sono stati acquistati diversi ettari di terreno per la sua realizzazione, c'è un'area dedicata agli amici di Pinocchio, dove hanno lavorato e dove lavorano architetti come Zaha Hadid, come Daniel Libeschi e Mario Botta e tanti tanti altri. Siamo molto felici, diciamo, di far parte di questo progetto, di questa opera importantissima che appunto è stata ammessa alla Biennale di Architettura di Venezia nel Padiglione Italia, e quindi ecco, per noi è un grandissimo orgoglio entrare a far parte di questo progetto con la pubblicazione del catalogo, che avverrà proprio a stretto giro, diciamo, in questi giorni. Quindi ecco, davvero per noi è un orgoglio, il volume entra a far parte della collana che si chiama Arte Immagine, che è una collana che appunto ospita contributi di arte e di architettura. Sono orgogliosissima anche perché appunto la realizzazione di questa opera, oltre all'architetto Gasperini, vede come protagonista Irene Taddei, che ha una collaborazione con noi come fotografa da tantissimo tempo, e quindi è un ulteriore motivo di orgoglio. Sostegno, ma anche la necessità di ampliare il raggio d'azione. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la risoluzione che è seguita alla relazione del Garante per l'infanzia Camilla Bianchi. Il presidente della prima commissione Giacomo Bugliani ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando poi l'importanza di supportare e sostenere fattivamente il percorso intrapreso, volto a migliorare gli standard di efficienza e la capacità di risposta dell'ufficio nei diversi ambiti di competenza. Tra gli elementi ricordati in aula da Bugliani figurano l'impegno per contrastare gli effetti che la pandemia ha prodotto nella vita dei minori e dei loro nuclei familiari, quali l'isolamento forzato, i ricongiungimenti familiari, la disabilità, i centri diurni e semiresidenziali, la scuola, lo sport, la sanità. Alle parole del Presidente hanno fatto seguito quelle di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, sottolineato la necessità di portare all'attenzione del Garante fenomeni come il cyberbullismo e i problemi legati alla sfera giovanile.
Il Consiglio regionale ha votato a favore della proposta di risoluzione relativa al garante dell'infanzia e dell'adolescenza. A seguito di un'istruttoria che è stata compiuta in prima commissione con l'audizione della garante della Regione Toscana, la dottoressa Bianchi, il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia, ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita con la stessa efficacia di sempre, anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici. Importante è stato il contributo che il garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo. Addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal garante, così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati. Un contributo significativo, quello del garante, anche per far fronte alle emergenze che nel mondo dell'infanzia sono emerse nel corso della pandemia. In particolar modo il tema del ricongiungimento familiare, il problema della dispersione scolastica, quella dell'accesso allo sport, quella della tutela delle disabilità. In questo momento l'infanzia, dico anche l'adolescenza, è sottoposta a uno stress maggiore di quanto ha avuto in precedenza e il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. E l'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate. E credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso, con la tutela, che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori, ma anche noi come istituzioni. Di diverso avviso si sono detti i consiglieri Francesco Torzelli e Marco Casucci. Entrambi hanno bocciato la relazione. Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha detto che la garante ha presentato la relazione con 2 mesi di ritardo e inoltre non si tratta nemmeno di una relazione sui progetti intrapresi e i risultati raggiunti, un aspetto che sinceramente mi è sfuggito, mentre il rappresentante della Lega ha posto l'attenzione sull'inadeguatezza della struttura. Occorrono strutture e risorse adeguate, non abbiamo bisogno di buone intenzioni, ma di fatti, soprattutto quando si parla di infanzia e adolescenza. Lo valuto in maniera pessima, una relazione che arriva con 2 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge, una relazione che è tutto tranne che una relazione. La dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa che la Regione Toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato, quali obiettivi ha centrato, ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato, un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto, salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona, quindi è andato deserto, e a fronte di, appunto, ripeto, 80.000 euro investiti nella sua persona. Ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà, che lavora da sola, senza il supporto della regione, e tra l'altro gettando anche una cattiva luce sulla Regione Toscana, quando in realtà la Regione Toscana mette a disposizione la dottoressa Bianchi 2 persone, una a contratto full time, tra l'altro un part time. La stessa dottoressa Bianchi spende 15.000 euro l'anno in consulenze esterne per assistenza a queste 2 persone che già sono messe a sua disposizione dalla Regione Toscana. E infine, prima di gettare così tanto discredito sulla nostra regione, dovrebbe anche pensare che, venendo lei da Milano, oltre al suo rimborso spese, oltre al suo stipendio di 3.800 euro al mese, ci costa anche 13.500 euro di biglietti di treno per farla arrivare da Milano a qui. Se è così stanca di fare il garante, si può dimettere domani mattina e lasciarlo fare a un professionista toscano che sarebbe onorato
di ricoprire questo ruolo in Regione. Il gruppo della Lega, così come ha fatto in Commissione, anche in Aula ha votato contro la relazione delle garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale. Infatti ci sono soltanto 3 funzionari, di cui un dirigente, altre 2 figure di cui una facenti compiti di segreteria. Non è stata ancora conclusa la convenzione con l'Istituto degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabili per far funzionare in modo adeguato la figura del garante dell'infanzia. Quindi manca il personale, non ci sono gli strumenti opportuni di conoscenza. Una relazione che sostanzialmente è molto didascalica, piena di buone intenzioni, ma quello che vogliamo per la Toscana sono fatti concreti, e di fatti concreti in questa relazione ne leggiamo veramente molto pochi. Occorre in ultimo ricordare che il garante per l'infanzia ci costa di rimborsi circa 13.000 euro all'anno, e in questo periodo così difficile ci sembra oggettivamente troppo.